Salve a tutti, io sono Drone Gamer e benvenuti su YouTuber's Life. Nonostante io mi trovi in condizioni disagiate nella vita vera, non potevo farvi aspettare con un nuovo episodio di Pompinello e magari vi racconto qualche aneddoto di queste mie ultime giornate. Ok, non vi faccio perdere l'ulteriore tempo e ricordatevi di mettere mi piace per continuare la serie. Buona visione! Oh, ma buongiorno Pompinello, ah sì che tu mi eri appena rientrato dal festino, anzi, chiamiamolo riunione, ma definiamolo un festino visto che si è pure trovato la ragazza. Maledetto rompicoglioni di Pompinello, guarda che faccia da culo che ti ritrovi. Ma vabbè, Pompi, allora, abbiamo il video in caricamento, te mi sei mezzo stanco, dobbiamo fare una marea di cose. Allora, vediamo innanzitutto di fargli finire quel benedetto corso perché sono stanco di spendere 20 euro ogni volta per quel signore che ci va, ci bomba la madre e si spaccia anche per il tecnico. Che poi vi dico, sono anche un po' incazzato e questo è il primo video che sto registrando nell'appartamento nuovo. Sto registrando con il portatile perché A, non ho la corrente elettrica, B, non ho ancora la DSL, quindi in qualche modo dovrò trovare un posto in cui fare l'upload del video. E vedendo la stanza del Pompi, che c'ha pure il letto, io ancora non ho il letto, sto dormendo su un materasso per terra. Il Pompi c'ha la scrivania, non ho la scrivania, sto registrando sul tavolo della cucina. Il Pompi c'ha l'armadio per i vestiti. Io no, mi deve arrivare a fine mese. C'ho tipo i vestiti sulla sedia, ma vabbè. E c'ho l'invidia, Pompi, l'invidia. C'è anche un po' di riverbero in questa stanza, quindi il mio audio non sarà perfetto finché non mi sistemo. Ma allora, vediamo un po'. Allora, stiamo riguadagnando soldi anche con gli ultimi video. Stiamo andando abbastanza bene, abbiamo oltre 32.000 iscritti. La vita del Pompi è messa abbastanza bene. Oh, no, aspetta, ci vogliono di nuovo fregare. 40 euro per un gioco. Se, no grazie, mi avete già fregato abbastanza. Maledetti rompicoglioni. Ok, e il Pompi è riuscito a studiarmi un po' di informatica. Perfetto, che ti rendi un po' più utile. Pompi, come stiamo messi a energia? Un po' bassina. Anzi, allora, vediamo di fare un po' di shopping, perché quel maledetto del Pompi non mi va a fare la spesa di persona. Lui la ordina a casa. Oh porco cane, devo andare a fare la spesa ora che mi ricordo. Quindi gli facciamo prendere un po' di energy drink, un po' di caffè, hot dog. Certo Pompi che te c'è una dieta veramente sanissima, ma lasciamo stare. Ecco qua, fosse così pratico anche nella mia nuova vita vera. Ma vabbè, invece noi devo andarla a fare di persona. Ah, e non ho neanche il gas, quindi sto mangiando ancora roba tutta fredda. La tristezza con il corpo. Ciccio che entri in camera mentre dormo. Maledetto rompicoglioni, quella... Cosa vuoi, cosa vuoi? Vai fuori dalla minchia. Vai nella tua stanza a giocare con le bombe a mano invece che rompermi le palle qua. Ma dimmi te. Allora, vediamo se riusciamo anche a comprarci un nuovo videogioco, Pompi. Perché abbiamo abbastanza denaro. Cioè, tu hai abbastanza denaro, maledetto rompicoglioni. Hungry Bazooka, 60 dollari. Ce lo possiamo permettere, Pompi? Dai, anche per variare un attimino i giochi. L'altra volta Oh, sì, ma datti una calmata, Ciccio. Dicevo, l'altra volta con i video di quel gioco strambo eravamo riusciti a fare un bel po' di visuals, aspettando che mi arrivi il gioco nuovo. Perfetto, olè. Ah, Pompi, nuovo gioco, nuovo video. Vediamo di fare faville, eh? Hungry Bazooka, perché Angry Birds è troppo mainstream, lo sappiamo. Allora, al posto di Angry Birds lo chiamiamo Lo preferivo con gli uccelli. Ok, vediamo di dare il meglio di noi, Pompi. Dobbiamo fare i 1000 iscritti quest'oggi, avanti. Ok, direi che il video sugli uccellacci armati non è andato così male, Pompi. Vediamo di montarlo in fretta e furia. Certo, parlare di un video con uccellacci e dire che lo dobbiamo montare in fretta e furia, Pompi, non promette nulla di buono. Il vantaggio è che con il nuovo computer possiamo mettere tutti gli effetti e la velocità di rendering è anche abbastanza veloce. Un buon interesse e tutto sommato un ottimo video in editing. Stavolta abbiamo fatto follie, Pompi. Che mi level up come non ci fosse un domani. Perfetto. Ah, intanto riusciamo a caricare il nuovo video. Abbiamo una nuova carta. Canzone col copyright. Sì, evitiamo però di farci bannare il canale da subito. Cosa succede? C'è una voce in giro che dice che fai video solo per far danaro. Che facciamo? Ignoriamo la voce oppure no? No, la nego, non è vero, non sono un money grabber. Perfetto, ed è andata molto bene. La gente ci crede. La gente ci crede. No, ci vuol dire, la gente ci crede perché è vero. E abbiamo il 5% in più di iscritti. Bravo Pompi, che vuoi? Che fai? Mi palpeggi il culo. Ma che... Vai via, ti do un abbraccio così magari ti levi dai coglioni. Ah, che guarda, appena gli ho detto che ti abbraccio è scappato via subito lui. Aspetta, Pompi, che te mi hai regalato anche un po' di fidanzata. La invitiamo? Possono fare cosacce? No, ho detto così, che sono anche minorenni magari. Ehi, amore, vieni a casa? E lei subito, arrivo! Pompi, maledetto fortunato, io qua non conosco un cacchio di nessuno. Ciao, tesoro! No, no, say goodbye, ho sbagliato ok, è stato un piacere conoscerti. Aspetta, ma no, era mia quella dell'altra volta, non era mia. Era Marley. Oh, per fortuna che ho sbagliato a chiamare le persone, che è tutta allupata col buon Pompinello. Facciamoli chattare un attimino, vediamo. Perché l'altra volta mi avete fatto notare che i soldi non li tiravamo fuori dal culo del nostro amico, ma dal portafoglio del Pompinello. Ok, col senno di poi ha molto più senso. Ok, Pompi, basta chattare, dobbiamo farti recuperare l'energia. Il video sta andando da Dio, andiamo anche tanto sugli iscritti. Il Pompi adesso lo sfruttiamo come non ci fosse un domani, deve farmi 1000 video.
Poppy ovviamente non lo stiamo facendo per i soldi. Allora, nuovo video di gaming. Potremmo riprendere ancora Angry Bazooka. E dato che un video su cose che esplodono, i grandi e grosse, perché l'altra volta il gioco si chiamava Angry Birds, cioè c'erano gli uccelli, lo chiamiamo grande, grosso ed esplosivo. Rischiamo di farci bannare il canale, Pompi. Facciamo un rischione brutto brutto brutto. Magari non ci pigliano, qua c'è il rischio di farci veramente i peggio casini. Speriamo bene che non ci piglino. Ho usato veramente una carta che rischia di farci beccare da YouTube. Madonna, speriamo bene, speriamo bene. Che poi se tutto va bene potremmo anche migliorarci il computer, che non abbiamo tantissimi soldi ancora. Pompi, incrociamo anche il buco del culo che non ci piglino, Vediamo un po', abbastanza interesse, ottimo. Un video perfetto. Ah, un video perfetto, sì, abbiamo usato contenuti che non avremmo dovuto avere, Pompi. Ma speriamo. Ci invitano a un evento. Andiamo, dai, che l'ultima volta abbiamo rimediato un bel po' di figa. Un sacco di esperienza in più. Quando andiamo di bello, bla 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 bla. E alla presentazione di un nuovo videogame. Ci sto, andiamo. Sempre il parassita che rompi i coglioni. Pompi, abbraccialo che l'ultima volta è andato via. Guarda, ho solo detto abbraccialo e già se n'è andato via. Omofobo. Allora, vediamo se dobbiamo confermare la presenza. Quando dovremo andare? Il 29 marzo, Pompi, fra 3 giorni, Non mi far figure di merda. E l'obiettivo del Pompi per questa volta è di arrivare a 50.000 iscritti. E mi hai anche levelappato, Pompi. Un punto talento, vediamo cosa possiamo sbloccare. Le collaborazioni con gli amici. Questo è molto interessante. Perché anche Marley, la nostra ragazza, che non si sa come è diventata la nostra ragazza in un solo pomeriggio, ma vabbè, non importa, soprattutto col Pompi vestito così, voglio dire. Potrebbe essere interessante, che magari ci butta su anche un attimino l'amicizia con la Marley. Abbiamo sbloccato anche un bel po' di cose che prima o poi andremo a vedere. Pompi, però ci serve il denaro, io l'ho già detto. Ciao, sono tuo vicino, posso avere uno dei tuoi videogiochi? Ma manco per il cazzo. No, non me ne frega se ho perso iscritti, l'ultima volta mi hanno inciulato un videogioco. Il 5%! Cacchio, ero sopra i 40.000, ora sono sceso. Maledetto vicino rompicoglioni che mi ha sputtanato in giro. Ah, ci hanno beccato per il copyright! Ne possiamo parlare! $72 di multa. Porco cane, cosa facciamo? Ok, paghiamo la multa. Pompi ci abbiamo provato. Pompi ci abbiamo provato e mi sa che il video non sarà neanche monetizzabile. Porca di quella porca. Vabbè, valeva la pena correre il rischio per una volta. Niente, Pompi, qua ci dobbiamo fare un nuovo video. Porco cane, dobbiamo rimediare alla furbata che abbiamo provato l'altra volta. Anzi, aspettate un po'. Allora, Lucky Deceives of Death. Vediamo se riusciamo a fare un video collaborazione. C'è. E poi gioco. Ah, dobbiamo invitare un amico. Ok. Allora, proviamo a invitare Marley. Che non so neanche che video faccia. Marley, che cavolo di canale c'hai tu, ragazza mia? Beh, è livello 12, molto meglio di noi. Lei fa video sugli stili di vita. Ok. Intanto invitiamola a casa, che si sa che il video con la ragazza in parte attira un attimino di più. Ciao amore, non ti ho chiamato. Ehi, Pompinello, grazie, però non è caso di offendere. Ah no, è vero, è il nome del nostro giovine. Ora vediamo se riusciamo a fare il video insieme a lei, che non so quanto ci convenga, visto che non è il suo settore. Però io ci provo. E ho invitato un amico. Ho invitato un amico, ho la ciccia a casa. Maledetto gioco rompicoglioni. Pompi, allora ti facciamo un attimino rimorchiare. Ed ecco lì che adesso ho visto che i soldi sono scesi. Porco di quel cane. Vabbè dai, dobbiamo rimorchiare, Pompi, non stiamo a lamentarci. Sì, gli hai regalato praticamente 20 fiorerie ormai. Chiedile di collaborare in un video. Oh, perfetto, 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 perfetto. Ok. Adesso abbiamo capito come fare. Vedi, le dai un po' di fiori. No. Guarda la stronza che stava andando a usarmi il mio computer. Maledetto rompicoglioni. Il microfono stavolta lo mettiamo bidirezionale in modo tale che entrambi possiamo parlare. E dato che siamo in collaborazione con la nostra ragazza ed è sempre quel video sulle droghe, lo chiamiamo Mi faccio le troche assieme alla mia ragazza. Giustamente un titolo che assicurerà un sacco di visual al nostro video. Sperando che ovviamente Marley sia una youtuber decente. Marley, fai sedere a me, non rompere i coglioni, lo youtuber protagonista sono io. Ma dimmi teste donne. Te rimani in piedi, ti metti... Ecco il parassita, adesso entrava anche il parassita. Ma dimmi te se si può avere un minuto di pace. Adesso abbiamo 4 carte dato che siamo assieme a lei. Oh, forse sono le carte di lei. Interessante. E si è rotto il computer, Pompi. Porca di quella porca. Quindi ci dovremmo anche divertire a riparare il computer. Per fortuna che ci va di grandissimo culo che adesso il Pompi mi è diventato anche tecnico informatico fra le altre cose. Perfetto. No, Pompi, il montaggio del video però prima. Lascia stare la ragazza che tanto non ti scappa via. Ormai l'abbiamo accalappiata per bene e c'ha la voglia di Pompi in continuo ormai. Non è il migliore dei montaggi, ma dovrebbe comunque essere venuto fuori un ottimo video. Vediamo un po'. Qualità del video editing perfetto. Interesse
più 50 perché c'è lei con noi. Pompi sto video, le 1000 visual e il danaro, eh. Siamo già arrivati a 47.000 iscritti. Però ci dobbiamo andare, alla nuova presentazione, Pompi. È che non ti ho comprato nuovi vestiti. Vabbè, ti facciamo vestire ancora un po' da leggermente effeminato. Ma vabbè, lasciamo stare. Vai così vestito che sicuramente spacchi i cuori e piglierai parecchi salami. E notare che abbiamo lasciato la nostra ragazza lì nella nostra stanza, mentre noi stiamo andando a un evento in cui si rimedierà un sacco di figa, eh. Ma vabbè, buongiorno a tutti. Rock and Troll Ghost, complimenti i titoli della vita, proprio. Benvenuti, ok, salve. Ma come parla, signorina, scusi, mi date i sottotitoli che non capisco un cazzo? Un puzzle game della Nicosoft. Ah, per la Z-Box. Porco cane, la Z-Box non ce l'ho più. Sì, signora, rotti i coglioni, se mi dai una copia del gioco la vado a registrare, avanti, su. 60 euro! Ma porca di quella porca, per un gioco puzzle. Minchia, neanche fosse tipo un gioco AAA, avanti. Ecco, brava, brava. Ladri! E il Pompi dice, no, ok, basta, me ne vado. È stata una perdita di tempo immane. Maledette presentazioni di giochi a culo. Ah, 60 dollari per un puzzle. Pompi, facciamoci rimediare un attimino di... questa sembra carina. Ciao, chi sei? Ah, no, ok, sei meno carina, c'hai gli occhiali strani. Pompi, questo con i capelli barra rosso rosa o altri colori perché sono daltonico, non ci capisco una mazza. Ah, no, ma tutti con gli occhiali da queste parti, ma tutti i giovani che... Si chiama Bailey. Ah, e vuol dire che è alcolica. E mi piace il Bailey's. Pompi, ci facciamo la Bailey o il Bailey's, a seconda dei casi. Se ti va male ci ubriachiamo. Au, au, au. Mi stavo spruzzando lo spray per la gola perché ce l'ho a pezzi e ve lo sono spruzzato su un occhio e non si sa come sto provando un immane dolore e un sacco di imbarazzo perché lo sto anche dicendo in un video. Aia! Aia, brucia. Brucia tant'errimo! Aia! Come ho fatto a pigliarmi un occhio? Il dolore immane che sto provando. Ma che cazzo c'è in sti spray per la gola? Ok, la Pompi, io ti lascio chiacchierare con la tipa. Fate cosacce, riproducetevi, fate bambini, comprate una casa e via dicendo. Intanto vado a lavarmi l'occhio perché sto soffrendo come un cane. Aia. Ok, sono tornato dal bagno, sono sopravvissuto. Che poi ho guardato il profilo di almeno 7 donne di YouTube di questo posto. O ci fosse una che fa gaming. Oh, c'è la nostra ragazza qua in parte, l'ho vista solo adesso. E noi è un'ora che ci stiamo provando con la Bailey qua in parte. Cacchio. Pompinello, mi auguro che tu abbia una relazione molto aperta con la signorina Marley, ma vabbè. Ok, siamo diventati ottimi amici con la Bailey. Non esageriamo perché sennò Pompinello la tua ragazza non te la dà più. Quindi è meglio se andiamo a parlare. Ciao amore, non mi ero accorto che eri qui da 3 ore anche tu. E lei ride perché è tipo Yandere e dopo praticamente ci accoltellerà nel sonno. Notate che c'è il parassita sempre dietro. Maledetto rompicoglioni, ma vatti a rimediare che te un po' di figa per conto tuo. Cioè almeno l'altra volta credevo mi tirassi fuori i fiori dal culo e invece no, li pagavo io. Ok Pompi, basta socializzare. Vediamo se siamo abbastanza famosi per farci fare una foto. C'ho 47.000 iscritti, sono youtuber sufficientemente famoso. Ok, ci è andato su anche l'esperienza. E no, non sono abbastanza famoso. Maledetto rompicoglioni, me ne vado via offeso e deluso. E ovviamente lascio qui la mia ragazza. Pompi, è di qua l'uscita. Non mi andare dietro tutto imbarazzato. Ma è deficiente ogni tanto il Pompi, eh. Ok che parlo io che mi sono spruzzato lo spray per la gola su un occhio e sto bruciando tantissimo. Ma vabbè. Ok, torniamo che il nostro video è ancora in fase di caricamento. Vediamo un attimino di riparare il computer, Pompi. E almeno ci risparmiamo i dindini. Che poi mi ha detto che il computer non si può riparare più di tante volte. Quindi se si brucia questo qua che l'abbiamo pagato 250 dollari, Pompi, mi dovrei lavorare tanto di bocca o fare altri video su YouTube. Quello video sulle trocche con la nostra ragazza è andato abbastanza bene. E ancora che mi criticano l'editing. Madonna santa, ci metti anche la figa in un video una volta tanto, no? Che ti devono rompere i coglioni. Anzi, sapete che vi dico? E io qua ci faccio un altro video di collaborazione con la tippa. A sto punto, visto che vanno da Dio... Mi piace però, come nella vita vera, appena le chiami la gente ti arriva subito a casa, cioè, ma proprio no. Sì, ci andrò per i coglioni, ci facciamo il video insieme che ho bisogno di iscritti. Ci facciamo allora un video su Angry Bazooka. E ovviamente, visto che anche alla Marley piacciono le armi, diciamo, alla mia ragazza piace grande. Ovviamente stiamo parlando del bazooka, ovviamente. E abbiamo raggiunto 50.000 iscritti nel frattempo, che bello. No, non ti puoi trasferire di nuovo, non mi rompere i coglioni. Devo fare il video con la ciccia, non me ne frega niente. Te ti trasferisci un'altra volta. Cioè porco cane, io sto avendo difficoltà a trasferirmi una sola volta. Che sto vivendo come una... come i barboni finché non mi arrivano tutti i mobili e la corrente elettrica e il resto. Ah, non mi ero accorto che fossero già in due. Oh, ma che cosa pucciosa Pompi. Ma guarda lì che carini. Cioè lei sta giocando per i cazzi propri. Ma vabbè, non importa. Secondo me la Marley non ha neanche alba di quello che sta facendo. Ah, mi piace.
Dopo che la Marley ha fatto il video, il Pompi dice proprio: levati dalle palle, ciccia, che adesso devo montare il video, non devo montare te, quindi non mi rompere i coglioni. Cioè, proprio così, il Pompi c'ha una delicatezza con le donne che è qualcosa di incredibile. Ok, dai, che abbiamo bisogno di un ottimo video. Perfetto, perfetto, perfetto. Molto, molto bene. C'è niente da fare quando c'è la ciccia in video. Come potete vedere, tira molto di più. In senso di visualizzazioni, ovviamente. E siamo oltre 57.000 iscritti. Cosa c'è? Money bank. Una carta di credito. Ma proprio no. Ma non mi rompere. Ah, ma come ti sono... Ho urlato alla tipa e la gente mi si è disiscritta. Invito a un evento. Miele. Ok, cos'è? Ah, l'Amish radicale per la Honey Play Studio. Senti ciccio, ci vado, andiamo a tutti sti cacchio di eventi, perché ci vanno su anche di esperienza. Il Pompi mi diventa più bravo. Oh, Pompi mi ha anche levelappato di nuovo. Bravo il Pompi, perfetto. Ci abbiamo anche il danaro. Ottimo, ottimo, così l'affitto l'abbiamo pagato. Amore, cosa fai dietro? Senti, facciamo una cosa. Ciccio, dille addio. Ciao, ciao, amore, fuori dai coglioni. L'abbiamo usata per il video, siamo a posto. Maledette ragazze che vogliono anche le coccole dopo aver registrato il video insieme. Ma non c'è. In che mondo stiamo vivendo? Wow! Siamo schizzati oltre 400 dollari. Pompi, gli ultimi video stanno andando veramente da Dio. Sarà perché ci abbiamo la Marley? Marley, torna qui che ti amo tanto, tanto. Tanto che ti amo, facciamo un altro video. È lei subito che arriva. È praticamente la schiava del Pompinello, eh. Amore, ciao, come stai? Che piacere rivederti. Facciamo un video. E ancora, dato che siamo con la nostra ragazza ed è un gioco sulle armi, lo chiamiamo Tiro fuori il mio pistolone. Io c'ho proprio una cosa incredibile per i titoli, eh. La ragazza ovviamente è subito contenta, vedete come giunge subito vicino al Pompinello. No, cioè, prenditi lo sgabello, non rompere le palle e vediamo questo pistolone come funziona. Allora, potrei rischiare con la carta da 7, ma visto che l'ultima volta mi è andata malissimo, mi sono giocato 75 dollari. Meglio non rischiare, meglio non rischiare, che se mi ripigliano di nuovo, qua ci chiudono il canale, eh. E si sa ovviamente che la Marley sta con noi solo perché siamo youtuber, diciamo, abbastanza famosi. Ok, ci rischio, non me ne frega niente. Fatta, Pompi, rischiamo, anche se ci chiudono il canale, sicuramente non lo noterà nessuno. Beh, non può andarci male due volte, Pompi, avanti. Pompi ho l'idea, se ci va male è colpa della Marley. È lei che acciullava le robe da internet. Che casomai facciamo chiudere a lei il canale. Ah, che fidanzati di merda che siamo. Ok, se non ci pigliano è venuto fuori il video della vita, mi sa. La madonna, abbiamo superato i 1000. Pompi, se non ci pigliano, incrociamo anche il buco del culo, Pompi, eh. Ah, c'ho la paura. Ah, ok, ancora inviti ad altri eventi, cos'è? Un altro videogioco, sì, va bene, vengo, madonna, la fama, andiamo a un altro evento. Pompi, mai un minuto di pace. E mi supera i 70.000 iscritti, il Pompi. Buongiorno, sempre meno gente a sti eventi. Ah, Radical Amish. Beh sì, un gioco sugli Amish è proprio quello che si aspettano tutti. Poi loro ci provano a venderti il loro gioco. Ti dicono, sì sì, prevediamo di avere grandi vendite e sarà un successone. Poi magari una ciofecca. Ah vabbè, 12 dollari, ok. Senti, ciccia, top, prenditi 10 euro. E veramente, guarda, vatti a comprare anche un panino che mi fai tristezza. Ecco, brava, brava. Mi fai un gioco sugli Amish, cioè... Che poi che c'è tra le automobili e gli Amish? Dovrebbero essere tipo i carri trainati dai cavalli, non lo so io. Pompi, stavolta vediamo di non farti rimediare troppa figa. Vediamo se stavolta riesco a farmi fare la foto. Buongiorno, youtuber sufficientemente famoso adesso. Mi caga qualcuno? E la risposta è... Ancora non sono abbastanza famoso, ma c'ho 70.000 iscritti. Madonna, l'autostima del povero Pompi. Cioè, il ragazzino pelato qua dietro è più famoso di me. Ma che tristezza, maledetto figlio di Bisio raccomandato. Ok, perfetto, cos'è successo, Pompi? Ordine completato. Ah, sono contento per te e non... Oddio, aspetta, ancora non sappiamo se ci hanno pigliato per il copyright. Pompi, c'ho la paura. Allora, possiamo anche promuovere i video. Per 50 dollari il rischio lo faccio. Vediamo se in teoria... Dai che non ci pigliano. Dai che non ci pigliano. Forse non ci pigliano. Vediamo come è andato. Tiro fuori il mio pistolone. Si era lo stronzo che si lamenta del rendering, dell'editing. E ovviamente sì sì sì, va bene, non rompere il cacchio ciccio. Però forse YouTube non ci ha pigliato. Pompi stavolta ci è andata di grandissimo buco di culo. Ah, oh, per fortuna. Ok, anche oggi ci è andata veramente bene. Abbiamo superato i 75.000 iscritti. Abbiamo provato a fregare YouTube ben due volte. Pompinello mi ha anche sbloccato un nuovo punto abilità in teoria. Perfetto Pompi, cosa sblocchiamo stavolta? Ottieni il 6% in più di iscritti con le collaborazioni. Sì, perché ho intenzione di continuare le collaborazioni con le ragazze. Soprattutto con la mia, quantomeno. Pompi, dire che la tua carriera di youtuber sta andando da Dio. Cioè, io sto vivendo veramente peggio di un barbone. Ma diamo tempo al tempo quando mi porteranno i mobili, la corrente, la DSL, l'acqua, il gas e via dicendo. Ok, anche per questo video di YouTuber's Life è tutto. E se sopravvivo a tutta l'assenza delle comodità, noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!